noi vogliamo lavorare, tutti i giorni lavoriamo dalle 8 fino a mezzanotte e oggi, dato, oggi rimaniamo un minuto in più. Fondamentalmente però rimaniamo in aula per dimostrare che le commissioni si possono aprire, non date retta. Nella storia della Repubblica sono state aperte già 3 volte prima della formazione di un governo. Si può fare, ci sono le soluzioni, manca la volontà, perché molti partiti hanno paura di iniziare a lavorare su delle leggi, perché poi c'è il rischio che le devono votare queste leggi. Una legge sul conflitto di interessi, anticorruzione, non l'hanno mai fatta per 20 anni. Se ne parla, del conflitto di interessi, esatto. Ormai. E noi dobbiamo dare la fiducia alla gente che per 20 anni non l'ha fatto. Stanno fuori. Per cui niente, è questo il fatto, e oggi stiamo provando a dimostrare. Io sono 3 settimane che sto in Montecitorio, non ci sono mai stato. Gli italiani hanno votato da un bel po', lo so. Vorrebbero delle risposte. Scusa, io mi ripeto sempre. Ci mancherebbe altro. Forse questi signori aspettano i forconi veri, vedi questo qua su? Lo so. Che ma noi no, non vorrei. Questa qui è un'arma impropria, questa qui, se fosse vera, è un'arma impropria, ma io non voglio mettermi contro. Però veramente questi signori aspettano che si venga con questi. Sono perché non escono, perché non escono di qua? Io non ho visto nessuno, ho visto Cilipoti che correva di là. Oh, dico, ma lasciamo perdere Cilipoti, può essere qualcun altro. Ma questi altri signori, ma che cavolo stanno a fare ancora? Mentre noi vogliono i forconi. Lo so. Noi invece, noi del 5 Stelle, vedete com'è la popolazione. Noi stiamo qua liberamente, nessuno ci tocca, perché stiamo lavorando bene. Stiamo lavorando bene. Forse intanto facciamo vedere. Noi siamo una risposta democratica. Cioè, se non ci fosse stato il 5 Stelle, già c'erano i forconi. Chiediamo solamente di lavorare. Io ho appena parlato con la Presidente Boldrini, che mi ha detto, io sono d'accordo con l'istituzione delle commissioni, me l'ha appena detto, dovete convincere Brunetta, mi ha detto la Presidente. Adesso. Perché Brunetta, scusi? Perché sta con il chiamami Alessandro, perché è il capogruppo del PDL, perché evidentemente loro non vogliono, perché hanno paura che arrivi in aula dopo 3 mesi di discussione una legge sul conflitto di interessi, una legge anticorruzione, e se la votano scoppia non solamente il PDL, perché Berlusconi sappiamo che è immischiato con il conflitto di interessi fino al collo, lo sanno anche i Tuareg. E io ho viaggiato molto in Bolivia, arrivavo dopo camminate sulle montagne, sulle Ande, e i boliviani mi dicevano, ma il conflitto di interessi lo fate o non lo fate? Questo succedeva. Ma anche è mischiato totalmente il PD con l'affare MPS. Il PD ha detto oggi MPS. Ma tutti quanti, I cittadini si rendono conto di chi sta tranquillamente, può camminare a testa alta in mezzo a cittadini senza rischiare nulla, come me, che vengo qua tranquillamente e che chiedo di lavorare sul Mali, sull'Afghanistan, sulla crisi coreana e compagnia bella, e gli altri che invece si barricano dentro qua. Senta, scusi, ma l'istituzione di un governo non renderebbe più semplice alcune decisioni come questa del conflitto di interessi? Se voi... Ragazzi, sì. Sì. Signora, coraggio, in bocca al lupo, noi ce la stiamo mettendo tutta. Arrivederci. Scusi, onorevole, ma Alessandro, un governo con il Partito Democratico, per esempio, non aiuterebbe anche, non faciliterebbe questa storia del conflitto di interesse? Ragazzi, è sempre la stessa, per noi non c'è differenza sostanziale, al di là della differenza, e magari ci stanno sicuramente brave persone nel Partito Democratico, ma sono oligarchie. Ma le commissioni possono lavorare senza un governo? Sì. È già successo 3 volte nella storia della Repubblica. Buon lavoro, vado in aula. Ciao ragazzi. Credo di no, è uscito.